quest'anno l'Università di Messina partecipa all'evento internazionale che si chiama Notte Europea dei Ricercatori, mediante un evento associato a cui abbiamo dato il nome Sea in Shell. In particolare, Shell è l'acronimo di Science, Health, Environment, Literature, Law and Economy. Intendiamo infatti declinare il tema del mare in tutti i settori del sapere. Si tratta di un evento divulgativo, quindi aperto a tutta la cittadinanza, perché soprattutto in questo momento storico in cui la scienza in generale subisce molti criticismi, riteniamo che sia giunto il momento per i ricercatori di andare sul territorio, incontrare la cittadinanza e spiegare le proprie attività di ricerca utilizzando non solo un linguaggio semplice, ma anche delle modalità che siano coinvolgenti. Per questo motivo, oggi noi spiegheremo tutte le attività di ricerca legate al mare, attraverso giochi, attività interattive, conferenze divulgative e grande sforzo è stato fatto dai colleghi proprio per cercare di trovare una maniera semplice ma ovviamente rigorosa di coinvolgere il pubblico nelle proprie attività di ricerca. Questo è il primo di una lunga serie di eventi perché ovviamente speriamo anche gli anni prossimi di aderire non soltanto alla Notte Europea dei Ricercatori, ma anche di sviluppare ulteriori eventi divulgativi che ci vedranno impegnati per le strade della città. Porteremo le nostre attività in maniera divulgativa laddove ci saranno persone, proprio per cercare di ridurre il gap attualmente esistente fra scienza e pubblico generale e soprattutto per instaurare un dialogo fra università e territorio. L'evento si svolge su due sedi. La prima è il campus di scienze di Papardo, che è stato recentemente ristrutturato e di conseguenza cogliamo l'occasione della Notte Europea dei Ricercatori per aprire questa bella sede al pubblico e fare vedere quante belle strutture possiamo mettere a disposizione dei nostri studenti. In particolare, presso il campus di scienze l'evento inizierà alle 16 e terminerà alle 20. Sarà possibile usufruire di performance, spettacoli, laboratori interattivi, mostre, esposizioni e conferenze. Dalle 19 alle 23 altre attività, sempre di tipo laboratoriale oppure esposizioni e conferenze, si svolgeranno presso il Parco Cinsorca. È stata scelta questa sede perché ovviamente molte delle nostre attività sono dedicate allo Stretto di Messina, che è un ambiente unico e che ci rende per l'appunto così ferrati sul mare. E di conseguenza anche lì sarà possibile vedere molte delle meraviglie dello Stretto raccontate dal punto di vista della ricerca. Al Parco Cinosorca ci saranno anche delle attività per bambini che si svolgeranno fra le 17 e le 19. L'evento è inoltre associato a un contest che abbiamo sviluppato per le scuole secondarie superiori e alle 22 ci sarà la premiazione di questo contest in cui gli studenti alle scuole secondarie superiori sono stati coinvolti nella realizzazione di contributi fotografici e video che hanno come obiettivo la protezione dell'ambiente marino. Inoltre il nostro progetto è partner di un progetto internazionale più ampio che si chiama Midnight. Abbiamo partecipato alcune attività di questo progetto Midnight. Mi piace ricordare per esempio che il 28 agosto la barca di Midnight è venuta a Messina e abbiamo svolto dei laboratori presso la passeggiata al mare. Ancora abbiamo aderito a una mostra di 26 ritratti di scienziate del Mediterraneo che abbiamo stampato anche noi e che è visibile presso il corridoio centrale della Facoltà di Scienze. Il prossimo anno speriamo di aderire più fattivamente a Midnight e di proporvi di conseguenza un ulteriore evento che però sarà dedicato al Mediterraneo, non soltanto il mare, quindi, ma in generale tutte le problematiche legate al Mediterraneo.